Appunto, agganciandomi a quest'ultima palla di provocazione che hai lanciato, volevo appunto fare una domanda a Manuel, sapendo che ha studiato molto i fenomeni populistici all'interno dell'America Latina, no? Perché uno dei grandi miti, per esempio, di chi all'interno di questa vaghezza contraddittoria, scivolosa, difficoltosa da usare, vuole comunque fare del populismo uno strumento di emancipazione politica a sinistra. Ecco, tutto questo filone di pensiero che appartiene sia ad intellettuali che a movimenti politici organizzati, extraparlamentari, si, diciamo, appoggia sempre sul mito dell'America Latina. Cioè, appunto, dobbiamo riportare a casa un'esperienza populistica di sinistra, come effettivamente è stato possibile in America Latina, no? L'esempio più fulgido, potremmo dire, è Podemos in Spagna, ovviamente. Che però anche uno di quelli che ha ottenuto più successo all'interno della comunicazione, perché effettivamente ha ottenuto risultati elettorali non indifferenti, ha conquistato delle città alle elezioni locali, e insomma, no, non è stato, diciamo, un fenomeno marginale. Però anche in Italia abbiamo comunque altri soggetti, altre realtà che si richiamano direttamente a Podemos, appunto, mitizzando quanto successo in America Latina. Ecco, volevamo chiedere a Manuel se ci può descrivere un po' quali tratti dell'America Latina sono risultati populistici e di conseguenza anche quali tipi di implicazioni ci sono all'interno di queste esperienze. Innanzitutto dobbiamo dire questa. Prima ancora si parlasse populismo, c'era un problema che resta anche oggi che parliamo di populismo, cioè c'è un atteggiamento che io, essendo mezzo sudamericano, mezzo venezuelano, ho sempre rifiutato, cioè che lo trovo veramente un atteggiamento molto molto eurocentrico, cioè quello di mitizzare, fare dell'esotismo politico dell'America Latina, un po' una dinamica molto simile a quella dell'orientalismo, no? Cioè ci si crea un'immagine molto romantico-politica dell'America Latina. America Latina è un'area che ha le sue caratteristiche, le sue contraddizioni, sì, è affascinante per alcune cose, però mitizzarla, farne un esotismo, questo si è fatto pure con Cuba, cioè con la rivoluzione cubana. Noi dobbiamo guardare in modo analitico quei fenomeni. E che sono fenomeni molto diversi. Allora, l'ondata di neopopulismo latinoamericano ce l'abbiamo ovviamente con la cosiddetta left turn, cioè con la svolta a sinistra dell'America Latina, la ola rosa, cioè quando Chavez, prima Chavez e poi tutto il ciclo di forze progressiste che prendono i vari paesi dell'America Latina, quindi Evo Morales in Bolivia, i Kirchner, Lula, eccetera. Abbiamo anche delle forti forme di strutturazione del potere di tipo populistico. Ovviamente quelle più evidenti sono Chavez in Venezuela, Evo Morales in Bolivia. Il kirchnerismo è una riproposizione di una molto diversa, molto aggiornata di un certo tipo di peronismo, Correa in Ecuador. Io tendenzialmente sono sempre dissento a definire Lula una forma di populismo. Perché c'è un presidenzialismo molto forte, c'è una leadership forte, ma un vero e proprio populismo, veramente stiamo un po' tirando l'espressione, il concetto. Allora, il problema è che quelle realtà sono tutte realtà che hanno avuto delle storie molto diverse. Per questo la tendenza esotizzante, no, a farne mito, cioè, cosa per cui appunto io non vado d'accordo con Formenti, no? Formenti c'ha questa immagine. E poi vanno prese pure nelle loro evoluzioni, stiamo parlando di esperienze che iniziano sul finire degli anni 90 e poi hanno un'evoluzione, quindi una cosa è il primo chavismo, una cosa è il secondo chavismo, una cosa è l'attuale realtà venezuelana dove abbiamo forse l'unico caso di post-populism condition, cioè di condizione post-populistica, dove c'è un populismo orfano perché il leader è morto, c'è il paese diviso a metà. E dove quella metà che governa ha un'ispirazione populistica ma senza leader. Quindi da un punto di vista dell'analisi è molto affascinante. Vi dico però, lo sapete bene, che forse è una delle situazioni più tragiche da un punto di vista politico, perché lì ora riconoscendo tutti i limiti, diciamo chiaramente che
quando si parla di Venezuela bisogna fare delle premesse molto chiare. Lì c'è un'aggressione, no? nordamericana, delle destre, che sono destre spesso fasciste, eccetera. Ciò non toglie, che noi non possiamo però non vedere anche l'involuzione dell'esperienza chavista sotto alcuni aspetti. Involuzione soprattutto nell'ultima parte, no? Cioè il pretorianesimo, che nella fase di crisi il pretorianesimo ha fatto, diciamo così, ha peggiorato la situazione, una forma di plebiscitarismo, perché diciamo pure questo, il populismo al governo spesso produce plebiscitarismo. Allora, quella strutturazione, noi vogliamo quella strutturazione del potere? Attenzione, cioè, io lo dico da persona, appunto, si dice di sinistra, io c'ho, pur avendolo conosciuto di dentro, pur avendo iniziato la mia carriera come tanti giovani che andavano in America Latina seguendo con entusiasmo l'esperienza chavista, però non è proprio un modello. Allora, mentre invece Morales, no? Diciamo, l'elemento di inclusione sociale, di inclusione e di costruzione di una prospettiva progressista, io ovviamente accetto, diciamo così, il mio bilancio è più positivo. Sebbene però riconosco una cosa, e qui va diciamo così, il neopopulismo latinoamericano ha riproposto il problema del peronismo. Purtroppo nella costruzione di welfare, nella fase, perché i neopopulismi latinoamericani, come è stato per il peronismo, nella prima fase hanno avuto una eccezionale capacità di includere e avviare un processo di democratizzazione, hanno portato le persone a votare, hanno incluso le persone, c'è stata inclusione sociale e politica. Io ho iniziato i miei lavori studiando le scuole bolivariane, Chavez nel giro di 2 anni creò più di 3.000 scuole per i bambini poveri, le missioni sociali, questa capacità di creazione di un welfare, no? di un welfare in poco tempo, ovviamente nel caso di Chavez facilitato dal petrolio all'epoca, che era ben pagato, però la costruzione di un welfare molto 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 forte. Questa cosa però si è visto, infatti è il punto su cui mettono il dito i critici di orientamento di destra, liberali, dicono però sempre questa costruzione del welfare, che è sempre entusiastica, sempre molto positiva nella fase iniziale, purtroppo dopo si trasforma in un sistema assistenziale clientelare e quindi corruzione. L'abbiamo visto anche con Kirchner, buona parte, diciamo così, Kirchner ha perso molti voti a sinistra proprio per il meccanismo clientelare. Nel caso del chavismo i livelli di corruzione sono stati molto forti, molto evidenti. Il problema qual è? Ritorniamo al punto iniziale. Allora, no, secondo me una sinistra, cioè una riflessione progressista di sinistra europea, più che porsi il tema dell'importazione a prioristica, dell'importazione senza, diciamo così, esotica, no? di quei modelli, dovrebbe pensare appunto a comprenderne le dinamiche, no? Cioè, perché le esperienze poi vanno prese così, cioè, vanno prese alcune cose, uno deve ragionare. Ecco, in quel caso la cosa interessante è che appunto la disintermediazione che ha permesso questo potere di consenso molto forte e anche la creazione immediata, perché il leader diceva costruiamo delle missioni per i poveri, dei piani di alfabetizzazione, eccetera, quelle cose... Quella disintermediazione crea dei meccanismi di istituzionalità collaterale, cioè un'istituzionalità diretta, tutta basata tra leader e popolo, che però purtroppo poi diventa quasi una sorta di boomerang. Cioè può produrre delle cose che sì, al momento includono, ma dopo è una sorta di assistenzialismo, di forma di vincolo tra governato e governante, che non lascia il governato, diciamo, libero di crescere in modo progressista, e quindi è fondamentalmente un dispositivo di consenso politico. Lo dobbiamo dire questo, perché questa è la deriva plebiscitaria di tutte le forme di populismo al governo, è questa, il problema è grande, è questo, cioè che poi se purtroppo ci può essere appunto questo tipo di problema. Nel caso di Morales, per esempio, è più sottile la cosa. Morales, è interessante vedere come a un certo punto Morales, che avendo questo consenso molto forte, avendo anche una capacità di modernizzazione del paese, inizia a trasformare la Bolivia, no? Avvia proprio un processo di modernizzazione che gli stati europei hanno conosciuto negli anni 60,
costruzione di grandi autostrade, costruzione di grandi imprese proprio. Però lì è interessante vedere che questo processo di modernizzazione diventa quasi cieco, che al punto che la resistenza, la critica viene mossa dai movimenti ecologisti, gli stessi che nella fase iniziale l'avevano appoggiato. Provate a parlare con buona parte delle ONG nordeuropee che avevano visto già Morales, gli indigeni al potere, tutto il discorso dell'inclusione degli indi, eccetera. Oggi molto spesso sono critici nei confronti delle politiche di governo. Perché? Perché sono contro la tutela dell'ambiente. Morales ha svenduto l'uranio alla Cina. Quindi, cioè, insomma, vanno viste anche queste cose. Questi sono i limiti del plebiscitarismo. Allora, ripeto, il dibattito, visto che si parla di populismo di sinistra, a me, io sono molto contrario a quella cosa, no? A quella proposta di manifesto così, mentre invece sarei molto più interessato che a sinistra si ragionasse sul populismo, a patto che si guardi al problema del populismo come appunto come problema di una fase di cambio, di cambio nel senso, come dite voi filosofi, di cambio di paradigmi della mediazione. Noi abbiamo liquidato i vecchi sistemi di mediazione democratica, perché il paradigma della democrazia è entrato in crisi a livello globale, perché poi il problema del populismo è questo, no? Cioè, i paradigmi classici della democrazia occidentale, liberale, sono entrati in crisi. I movimenti l'avevano già vista molti anni fa questa cosa, l'insorgenza di questa crisi, no? È il populismo. Ecco, il dibattito è, alla luce di tutti questi casi, di tutte queste dinamiche, anche avviare un dibattito sulle possibili nuove forme di mediazione politica. Cioè, mi spiego, cioè, quali sono i nuovi paradigmi che vogliamo pensare? Ovviamente è una sfida mostruosa quella che dico, però ragazzi, cioè, la stagione populistica durerà, sarà una lunga stagione, e questo assegna il fatto che il lavoro concettuale di elaborazione di questa liquidazione dei paradigmi della democrazia è un lavoro non momentaneo, è un lavoro di lunga durata, perché noi dobbiamo un po' smaltire, elaborare un lutto, no? Di qualcosa di epocale. Noi stiamo liquidando la democrazia. Quando negli anni, una quindicina, ventina anni fa, Crouch, con quel libricino molto, se vuoi anche molto paraculo, diciamo, che è post-democracy, no? Però indicava, in termini di etichetta, indicava questa dinamica. Noi oggi ci siamo dentro questa dinamica, cioè noi siamo a fase di post-democrazia e le dinamiche che vediamo sono dinamiche di reazione molto diverse. Allora, la pazienza, diciamo così, e il lavoro difficile, ma che per me è più fruttuoso a sinistra, è fare una riflessione accurata, no? Su, diciamo così, su questa forma di decostruzione obbligata. E poi per vedere pure quello che nasce fuori. Scusa, una cosa che è stata detta, che la volevo dire per prima, poi tu mi hai sollecitato con la domanda sull'America Latina. Interessante questo fatto delle distinzioni vaghe. Cioè, il populismo usa sempre distinzioni vaghe. Uno, perché abbiamo detto l'unica distinzione che regge strutturale è quella basso contro alto. Due, perché la dimensione populistica, come diceva giustamente Mario, non è una questione, è un cane che abbaia ma non morde. Cioè, la finalità è sempre democonsensuale, la produzione del consenso. Cioè, ma lo vedete? Io spesso, quando discuto per esempio del Brexit, no? Il Brexit, la cosa interessante del Brexit non è la risposta. Tutti hanno visto l'aspetto populistico nel voto, cioè nell'esito del voto, ovviamente, no? Ma il Brexit è un boomerang populistico, perché nasceva come strumento, dispositivo di autolegittimazione populistica da parte di un leader. Cioè, Cameron ricorre al Brexit nel tentativo di cercare, no, di cercare una sorta di conferma plebiscitaria, che però gli torna indietro al boomerang in quel modo che sappiamo. È interessante il caso inglese, e questo appunto l'utilità di ricostruire il dibattito. Se voi prendete i manuali, i libri inglesi di Oxford, c'era un manuale molto famoso di scienza politica che si chiama Finer, degli anni 60 e 70, vi dicevano che il populismo era, sono dei manualoni così,
Populismo è qualcosa che succede solo, che accade solo nei paesi d'America Latina, con questa visione eurocentrica, dove laddove le democrazie rappresentative che seguono il modello inglese non sono sviluppate, mentre invece, no, in Inghilterra, nelle democrazie sviluppate, è quasi impossibile che accada un fenomeno di tipo populistico. Anche Shields, che era un oratore liberale negli anni 50 e 60, diceva che l'Inghilterra è l'unico paese, diciamo così, immune, addirittura vaccinato da forme di populismo. Perché? Perché c'è un check and balances tra i poteri, cioè c'è un controllo dei poteri tra di loro, perché tutte le classi vengono rappresentate, c'è una strutturazione del potere, eccetera. Queste erano riflessioni che venivano fatte tra gli anni 60 e 70 sull'Inghilterra. È interessante porsi il tema, perché l'Inghilterra invece, in effetti il Brexit ci ha stupito tutti, perché l'Inghilterra poi a un certo punto ha subito un fenomeno, cioè ha avuto un fenomeno come quello del Brexit? Perché proprio perché, non tanto per la risposta, ma per la proposta. Cioè, quello stile, cioè per me la spiegazione va trovata nella proposta di Cameron, perché Cameron non faceva altro che portare a termine un tipo realizzava un tipo di stile populistico dall'alto, che era iniziato con la Thatcher. Cioè la letteratura sul populismo in Inghilterra inizia in modo marginale con la Thatcher, che iniziano a vedere la Thatcher come un leader che avvia una svolta populistica, di stile populistico, di leadership populistico in Inghilterra. Blair è quello che un po' adotta quello stile, no, di immediatezza diretta. Poi nel periodo della New Economy la disintermediazione era più facile, la New Economy, nuove economie digitali, un leader laburista che parlava direttamente, che basava tutto sul consenso personale con il popolo. Quindi lì il processo di disintermediazione in Inghilterra nasce con la Thatcher, con quel tipo di leadership. Non a caso il blairismo che Renzi ci ripropone è appunto il blairismo inglese, cioè dove non è della terza via, no, delle forme attenuate di contrapposizione ideologica, eccetera. Quindi io direi che il caso inglese è proprio il caso che più testimonia il fatto che un paradigma è saltato. Cioè quello che era un paese che rappresentava il modello di riferimento per tutti i paesi, per tutta la cultura democratico-liberale, poi è stato quello dove abbiamo avuto, non a caso, uno dei fenomeni più importanti di populismo.